Voglio la massima disponibilità dei calciatori. Posso garantire che suderanno la maglia in ognuna di queste quattro finali. Poche parole ma incisive quelle del nuovo allenatore dell'Aquila, Giacomo Modica, presentato ad Amatrice, dove la squadra è in ritiro per preparare la prima delle ultime quattro gare della stagione in programma domenica al Fattori contro il Siena. Modica ha subito lavorato sul campo di Amatrice con la sua nuova squadra, ma la domanda delle ultime ore è come giocherà la sua L'Aquila? Storico collaboratore della Boemo Zeman, il marchio di fabbrica è il 4-3-3, ma sul modulo tattico da utilizzare per questa avventura il neotecnico rossoblù spiega. Io penso che ci siano le condizioni per poterlo fare, ma poiché non voglio stravolgere a grandi linee quello che è stato il loro percorso fino adesso, ho bisogno anche di parlare un po' con loro, e capire se la disponibilità è totale eventualmente ad avere la possibilità di fare quello che io ho in testa, perché ribadisco, non c'è allenatore al mondo bravo se non ha disponibilità da parte dei giocatori. Ce n'è bravi di talento, bravi che probabilmente in questo momento hanno bisogno di una scossa, un qualcosa di diverso, perché Di Domenico è un giocatore importante, Perna è un giocatore importante, Ceccarelli è stato un giocatore importante, bisogna ripristinare un po' quello che è il sapere cosa passa per la testa adesso a questo ragazzo, ma io conto di recuperarlo, spero nella sua volontà. Soso è un giocatore importante, non me ne vogliano gli altri, ce n'è giocatori bravi che possono dire la loro in questo campionato. E quindi, siccome non si gioca a livello individuale ma si gioca a livello di gruppo, mi aspetto che il gruppo mi venga dietro e ognuno faccia la propria parte. Chi ha 6 da 6, il 6 lo porteremo a 6,5. Una cosa è certa, suderemo la maglia, quello è sicuro. Poi non so dove arriveremo, ma la maglietta la suderemo.